Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Abbiamo visto ieri è iniziata la marcia della riforma del Senato, non ci sono state grandissime sorprese in aula, come previsto, anzi nel pomeriggio insomma, molti senatori hanno abbandonato l'aula, comunque il dibattito è andato avanti, sono state bocciate le pregiudiziali. Quindi insomma, va avanti questa riforma, però evidentemente ancora resistono i malumori dentro ai partiti, in particolare dentro al Partito Democratico e dentro a Forza Italia, tant'è che oggi il PD riunisce i suoi senatori questa mattina, ci sarà un voto nell'Assemblea che sarà ovviamente vincolante per i senatori rispetto al voto finale sulla riforma e ci sarà alle 14.30 in piazza San Lorenzo in Lucina nella sede del partito appunto l'atteso incontro tra Berlusconi e i suoi parlamentari proprio per parlare delle riforme. Sapete che il 3 luglio quando ci fu questa riunione per la prima volta molti malumori furono espressi anche davanti a Berlusconi e ovviamente molti cronisti politici si meravigliarono di insomma, i toni un po' cambiati all'interno di un partito che era stato sempre un po' tetragono, diciamo così. E poi c'è il colpo di scena del Movimento 5 Stelle, o comunque di questa schermaglia tra il Partito Democratico e i Grillini. Renzi ha risposto al loro decalogo, Di Maio ha fatto capire che oggi arriverà la controrisposta, quindi si scrivono molto, però si incontreranno anche probabilmente giovedì o venerdì. E l'obiettivo, appunto, detto da detta di Di Maio, è di far saltare il patto del Nazareno. Vedremo cosa succederà. Intanto Grillo è arrivato a Roma e oggi sarà in Senato. Quindi molto densa questa giornata che ci aspetta e ne parliamo insieme ai nostri ospiti che saluto e ringrazio. Buongiorno a Stefano Fassina del Partito Democratico, in libreria con un libro intervista, Lavoro e Libertà, la sinistra della grande transizione, a cura di Roberto Bertoni e Andrea Costi con la postfazione di Martin Schulz. Quindi una postfazione importante, la sinistra nella grande transizione, poi bisogna capire dove andrà questa transizione, non sarà semplice. E buongiorno e benvenuto a Massimo Parisi di Forza Italia, è buongiorno. Pronto per il nuovo match col presidente Berlusconi? Assolutamente sì, non sarà un match, ma sì. Però voi sempre a smorzare. Tirate fuori il vostro malumore. Avrei difficoltà a farlo, certo. Perché io condivido il percorso che stiamo facendo e con me molti parlamentari fanno più notizia quelli che dissentono da quelli che sono d'accordo. Sarà per il suo accento toscano? No, non c'entra niente. Guardi, io ho combattuto Renzi a Firenze in tempi non facili, quando nessuno sapeva chi fosse, quindi non è certamente questo. Quindi lo conoscerà molto? Lo conosco come amministratore e come politico, non siamo né amici né conoscenti, ecco, non ci frequentiamo. Ecco. Non le spatiamo questa leggenda che i fiorentini si conoscono tutti, insomma, Non è così. Beh, Verdini un po' lo conosce, insomma. Credo che lo conoscesse meno di me, guarda, meno di me. Cioè, che ci avesse parlato prima di questo percorso, meno di quanto ci abbia parlato io, però. Ah, lei ha parlato più con Renzi di Verdini prima di questo percorso. Nel senso che Verdini e Renzi non erano amici da prima. Ah, non erano amici, sì, questo l'abbiamo capito. Non erano amici da prima. Invece... Fabrizio Anche Cicchi. Le amicizie recenti possono essere solide, non è molto, che devono essere... A volte anzi sono più solide perché non hanno quel passato un po' pesantuccio di conflitto. Buongiorno a Fabrizio Cicchitto, nuovo centrodestra, siete sulle barricate anche voi sulla questione della legge elettorale, ad esempio abbiamo visto uno stop importante sia suo che anche del ministro Alfano. Beh, le coalizioni si devono fare sulla base politica, non con la costrizione di una legge elettorale. Quindi voi non vi volete rialleare con Berlusconi? Allo stato attuale non mi sembra che esistano le condizioni. Buongiorno a Daniela Preziosi del Manifesto. Buongiorno. Oggi il titolo è Il Senato di Sua Maestà alla prova dell'Aula. Quindi, insomma, ovviamente anche di questo parliamo. Eloquente, diciamo. Capisco che è un titolo un po' esplicito. È molto esplicito, sì, no. La nostra posizione. La vostra posizione è chiarissima ed è simile a quella di Peter Gomez, credo. Buongiorno e benvenuto, il direttore del Fatto Quotidiano.it. Anche voi, insomma, state facendo una grande, possiamo chiamarla campagna su queste riforme, puntando il dito contro l'autoritarismo di quello che sta succedendo. No, noi stiamo puntando il dito sul fatto che con le prossime elezioni, se vanno in porto la riforma elettorale, la riforma del Senato, i cittadini non potranno scegliere i propri parlamentari che verranno di nuovo nominati dalle segreterie dei partiti. Questo è il punto. Poi tutto il resto sono correlati a seguire. Buongiorno a Stefano Zurlo del Giornale. Buongiorno. Buongiorno. Senta, oggi io ho cercato invano un articolo su Alfano. State facendo l'armistizio con Alfano e Cicchitto?
No, ho visto che Alfano ha detto che non si faranno le riforme se continua a esserci questo citofono. No, non tra... l'accordo con Forza Italia, per la verità. Sì, vabbè, insomma, l'accordo con Forza Italia e poi tutto il resto, se non ci sarà, se non si interrompe questo citofono che lui sostiene esserci tra la sede di Forza Italia e Via Negri, dove è la sede del giornale. Boh, mi pare che ognuno faccia il suo mestiere, quindi non credo, quello di oggi sarà un fatto, come dire, casuale. Noi quando registriamo quello che ci sembra non funzioni dalle parti di Alfano e del nuovo centrodestra, lo segnaliamo. Devo dire una cosa, che nell'immaginario dei lettori del giornale, vedo Cicchitto, evidentemente Alfano come Fini occupa una posizione di grande rilievo, molto più di Renzi, cioè tra i lettori del giornale, questo non è, uno pensa sia un problema di politica stretta e compagnia, in realtà io credo che i lettori del giornale, per una serie di ragioni che si possono naturalmente condividere o meno, però abbiano, come dire, un po' il dentino avvelenato, come l'hanno avuto con Fini, ce l'hanno molto con Alfano. Dopodiché, per esempio, molto più che non appunto Renzi o persone che apparentemente stanno totalmente dall'altra parte, che stanno a sinistra, eccetera. Questa è proprio una cosa che si nota, come dire, a pelle, che si sente. Cicchitto, loro devono vendere il giornale e assecondano le richieste dei loro lettori. Infatti. Però non le sembra strano? Ci spara addosso, anche da quello che dice Zurlo, risulta che i principali nemici siamo noi. Dovrebbe il giornale porsi un altro problema, siccome il motto del giornale è che Alfano e noi siamo i traditori, allora dovrebbe anche vedere e leggere però le serie elettorali. La serie elettorale dice che dal 2008 al 2014 l'area politica, specialmente, diciamo così, quella guidata da Berlusconi, in cui si riconosce il giornale, ha perso 10 milioni di voti. Allora, 10 milioni di traditori? Questo è il punto che il giornale, Berlusconi, Forza Italia e anche noi dovremmo tutti quanti porci. Quando un'area politica perde 10 milioni di voti, non è una questione di tradimento, ma è una questione molto rilevante che riguarda la leadership e la forma partito e così via. È una questione su cui la sinistra ha travagliato nel corso di questo periodo in modo molto forte, quando è andata incontro a una serie di sconfitte elettorali. Anche noi dovremmo avere l'umiltà, tutti quanti, di non insultare gli altri come fa il giornale, ma di riflettere su noi stessi. No, posso... Poi chiudiamo, una replica brevissima. Allora, non è il problema di 10 milioni di traditori. Cioè, i traditori, mettiamola così, saranno 3, 4, 5 e si sono portati poi dietro tutta una serie di elettori. Guarda che Stalin ragionava come te. Fortunatamente non avete gli stessi strumenti operativi suoi. No. Che si sono portati dietro gli elettori con risultato da Zurlo e da Sallusti. Scusa un secondo solo, così finisco. Voglio dire, si sono portati dietro gli elettori con risultato di disperderli, vedi Fini, e non si sa neanche dove siano finiti. Detto questo, a me non piace poi usare molto la categoria tradimento, traditori, perché in politica poi in realtà in politica accade di tutto, quindi è una categoria che secondo me alla lunga poi lascia il tempo che trova quella del tradimento, perché si fanno delle scelte, le si pagano, si va in una direzione piuttosto che in un'altra. Il risultato, più che il tradimento, mi pare che alla fine il rischio di tutte queste divisioni, scissioni, che naturalmente originano da problemi seri e drammatici, su questo Cicchitto ha perfettamente ragione, perché che ci sia una crisi del centrodestra... Giurlo, era breve la replica però, eh? Sì, no, ma voglio solo finire, è evidente a tutti. Detto questo... secondo me bisognerebbe ragionare invece sul modo di rimettere insieme i vari pezzi, perché sennò non si va da nessunissima parte, né Berlusconi, né Cicchitto, né tutti gli altri. Parisi, il citofono, ce l'avete il citofono con Sallusti? No, no, è un microfono. Microfono? No, assolutamente no. Come dire, ed è noto che la linea del giornale qualche volta qualche danno l'ha fatto pure a Forza Italia al presidente Berlusconi, involontariamente, diciamo così. Beh, facciamo i giornalisti ancora. Esatto. No, Scusami. Adesso ci arrivo. Quello che mi interessava dire rispetto a quello che ha detto l'onorevole Cicchitto è che è vero che non ci sono 10 milioni di traditori, anche a me la parola traditore non piace, però dobbiamo prendere atto di un'altra cosa, e dovrebbe cominciare a farlo anche il nuovo centrodestra, che quell'elettorato lì si è disperso.
non ha ceduto ad altre proposte politiche che pure c'erano. C'era Futuro e Libertà prima, c'è Fratelli d'Italia, c'è il nuovo centrodestra. Quei voti si sono rifugiati in larga parte nell'astensione, perché non capiscono e non hanno capito le divisioni del centrodestra. E in questo c'è una responsabilità delle scelte che ha fatto LCD a suo tempo. E mi permetto di dire che mi preoccupa assai più del tradimento, fra virgolette, di allora. Quello che dice stamattina Fabrizio Cicchitto, quando dice noi non siamo disponibili ad allearci con Forza Italia. Insomma, sì. Ecco, questo francamente mi sembra... Ieri appunto la condizio anche di Alfano era quella... È vero che loro stanno quella... al governo con la sinistra e noi stiamo all'opposizione. Però, però insomma, sinistra, continuano a dire di voler costruire con la sinistra un nuovo fate centro. Le riforme. E allora vorrei replicare un attimo. Con la sinistra perché... fate le riforme. Prego anch'io ancora, allora. Beh, no, avete tu parlato non l'ha in finito. Due. Io posso andare? No, 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 Bassina, anche perché abbiamo detto sinistra, poi, quindi tocca pure a lei. Non è che possiamo fare qua il coro muto della Butterfly. Comunque il centrodestra, è, cioè, il centrodestra come sarà è sicuramente un tema importante dei prossimi mesi e dei prossimi anni, certo. Perché non è che possiamo pensare che si andrà avanti sempre così. Sì, quello che io voglio dire è che innanzitutto, questo vale anche per gli altri nostri due interlocutori, ma vale specialmente per Forza Italia, se noi non ci fossimo assunti una terribile responsabilità che è stata quella di dividerci da Berlusconi, oggi non stavamo parlando di riforme, della politica economica e così via, saremmo stati mesi fa in una selvaggia campagna elettorale che probabilmente non avrebbe vinto neanche Renzi ma l'avrebbe vinta Grillo, quindi non dobbiamo mai dimenticarci questo dato. E aggiungo anche che ancora devo capire perché, avendo Berlusconi fatta una scelta politica secondo me intelligente, quando visti i risultati del 2013, che erano dei risultati di assoluto stallo, che facevano saltare il bipolarismo perché era emerso un terzo interlocutore che sparava contro tutto e contro tutti e sostenne le larghe intese, poi non le ha sostenute successivamente, dopo pochi mesi ha rotto, salvo poi ritornare sui suoi passi grazie anche a Denis Verdini che tratta direttamente con Renzi per quello che riguarda le riforme. Perché? Perché c'è abbiamo visto oggi anche il fatto che noi non perché c'è un'esigenza governo, perché non, no, ti siete, non ti ho interrotto non ti ho interrotto non ti innervosire siamo ministri sottosegretari ma siete il principale reale alleato diciamo la verità quindi queste riforme non conta nulla le riforme al Senato o all'Italicum quindi voglio dire siamo il principale alleato sulle riforme perché abbiamo i numeri in Parlamento voglio dire se non ci... Oggi quella che noi abbiamo indicato era una scelta obiettiva di una grande coalizione che si misurasse su alcune cose. Se l'avessimo fatto insieme, probabilmente Renzi non avrebbe avuto il 40% perché sia il centrodestra che il centrosinistra si sarebbero assunti l'onere e l'onore di una governabilità innovativa che è quella che ha chiesto una larga parte del Paese. Quindi questo è un dato di fondo. È una scelta politica, non è un tradimento. Oggi voi abbiamo 10 minuti in più, per cui possiamo fare parlate, tutti gli scenari possibili. Il dissenso politico, dovete mettervelo nella testa, il dissenso politico non è un tradimento, è una cosa che esiste. Esiste nella politica il consenso e esiste il dissenso. Potrà non piacere, ma questo è il dato. Bassina. E quindi c'è stato un elemento di dissenso politico. Allora, il nodo che diceva anche Daniela... Zurlo, un momento. Il nodo che diceva anche Daniela Preziosi è anche questo asse, no? Per cui ogni giorno noi leggiamo le dichiarazioni delle agenzie e ogni tre agenzie c'è una che dice il patto del Nazareno non si tocca, Verdini, Renzi che ha sul tavolo le proiezioni elettorali di Verdini. Insomma, questa è una cosa che per il vostro partito, secondo lei, o anche per lei che comunque viene da una tradizione di sinistra, la mette a disagio? Per esempio adesso iniziano le feste dell'Unità, pensa che questo sarà difficile da spiegare, se non appunto nella chiave, che si devono fare queste riforme e bisogna farle condivise? No, appunto, la questione è questa, le riforme sono necessarie, sono urgenti, devono essere condivise perché stiamo parlando dell'architrave della democrazia, la Costituzione, il Senato, la legge elettorale, quindi il punto politico non è in discussione, quello che è in discussione è la qualità delle riforme, sulle quali credo ci sia ancora molto da lavorare, perché le riforme vanno viste insieme,
riforma del Senato e legge elettorale, per quanto mi riguarda, ora è un pacchetto che non funziona. Ha ragione Gomez, noi non possiamo privare i cittadini della possibilità di scegliere chi li rappresenta. Ora il pacchetto è un pacchetto squilibrato, in nome di questa presunta governabilità si sacrifica in modo, a mio avviso, insostenibile la rappresentanza e si ridimensionano in modo altrettanto insostenibile le garanzie. Quindi per quanto mi riguarda bisogna intervenire sulla legge elettorale, modificare... Però la Camera è passata. Alla Camera è passata in prima lettura, tanti di noi che l'hanno votata hanno indicato che... è necessario tornare, per quanto mi riguarda non sarei disponibile a sostenere l'attuale versione della legge elettorale. Sono necessarie. Cos'è cambiato però nel frattempo? Cioè l'avete approvata perché Renzi voleva fare in fretta e poi però la volete cambiare? La vogliamo cambiare perché nel frattempo è stato definito un equilibrio sulla riforma del Senato che richiede, a mio avviso, cambiamenti profondi sulla legge elettorale che riguardano la scelta dei parlamentari che non possono o le preferenze possono o essere collegi. Ci sono soluzioni diverse, ma i cittadini devono poter scegliere chi li rappresenta. Non possiamo avere i capi partito che nominano i parlamentari, che nominano i senatori e poi con il meccanismo del premio di maggioranza una minoranza elettorale sceglie il Presidente della Repubblica, sceglie i giudici costituzionali. Sarebbe una torsione, a mio avviso, è inaccettabile per la nostra democrazia. Quindi si deve cambiare il meccanismo di elezione dei parlamentari, si devono rivedere le soglie, perché non esiste in nessun posto al mondo democratico che chi prende meno all'8% rimane fuori dalla rappresentanza. Si devono rivedere i meccanismi che attribuiscono a chi sta in coalizione non raggiunge il 4,5% i voti al partito principale di quella coalizione. Su questi punti vanno fatte modifiche, ma non nell'interesse di un pezzetto del PD. Sì, perché normalmente la legge elettorale viene tirata un po', no? Come la coperta. Vanno fatte nell'interesse del funzionamento della democrazia, perché si fa una grande confusione, a mio avviso, con una certa disinvoltura e superficialità tra governabilità e capacità di governo. Noi possiamo avere anche formalmente un governo con una maggioranza parlamentare solida, ma se poi nel paese quel governo è un'assoluta minoranza, che è maggioranza solo grazie a un meccanismo parlamentare, non abbiamo capacità di governo. Quindi su questo si deve intervenire, e una parte di noi porrà questo problema. Il pacchetto, ripeto, oggi non funziona. Volevo sentire da Peter Gomez, visto che era stato chiamato in causa anche da Fassino. Avete trovato un nuovo lettore? No. Sostenitore? Socio sostenitore? Ma no, il problema è che questa cosa è sentita in maniera trasversale da Fassino, ma anche da parlamentari di Forza Italia, parlamentari del Nuovo Centrodestra, da tutti quelli del Movimento 5 Stelle. Allora, negli anni passati ci siamo lamentati tutti come opinionisti e molti parlamentari del fatto che ci trovavamo di fronte a una casta di nominati. E questo è stato anche il grido di battaglia di Matteo Renzi, per cui Matteo Renzi si è presentato agli elettori e ai cittadini come un rottamatore. Il risultato delle riforme per oggi, come le vediamo, è che da una parte avremo un Parlamento di nominati, dall'altra è stato deciso e si sta votando di far salire il quorum per arrivare ai referendum, il numero di firme per arrivare ai referendum da 500.000 a 800.000. Far salire il numero di firme per le leggi di iniziativa popolare, che in realtà anche con l'attuale meccanismo non verranno mai discusse, da 50.000 a 250.000. Insomma, si allontanano sempre di più dai cittadini rispetto a coloro i quali siedono in Parlamento o siedono al governo, al di là della discussione sul bicameralismo. In più è innegabile vedere un'altra cosa. Le riforme, si diceva, sono importanti, eccetera, però dopo uno deve stare ai fatti, e io, stando ai fatti, mi rendo conto che il bicameralismo sarà bene un problema, come dicono tutti, ma nei fatti la Camera in questi mesi non ha lavorato. Alla Camera, credo che Fassino lo sappia, si sono state approvate, ma non per colpa dei parlamentari che siedono alla Camera, semplicemente mozioni. Il governo ha impedito alla Camera di lavorare. Non è che la cosa migliorerebbe se le leggi
leggi non devono più essere approvate in doppia lettura. Nei fatti è accaduto in questo periodo, ma anche negli anni scorsi, questo. Sappiamo bene che si potrebbe lavorare meglio modificando i regolamenti parlamentari. La cosa non è stata fatta. Il risultato è che oggi tutti gli indicatori economici ci dicono delle cose precise e molto preoccupanti che incomincia a parlare anche Matteo Renzi. Il nostro debito pubblico è aumentato di 20 miliardi solo nel mese di maggio. Tutti gli indicatori dicono che lo 0,8% previsto di aumento del PIL da parte del governo non verrà raggiunto e se andrà bene viaggeremo fra il meno 0,1%. No. Fra il meno 0,1 e il più 0,3, siamo in stagnazione completa. Gli indicatori sulla disoccupazione ci dicono che la disoccupazione sta aumentando. E la domanda è, da porsi seriamente, il governo in questo periodo, oltre che parlare di riforme, quali dossier economici ha avuto dal primo giorno Matteo Renzi sulla sua scrivania? Perché Matteo Renzi non ha preso nessuna decisione rispetto alla politica industriale sulla banda larga in questo paese? Perché Matteo Renzi non ha preso nessuna decisione su cosa fare rispetto a una politica integrata sul turismo in questo paese? Queste sono, e a queste risposte il governo Renzi a partire dal prossimo autunno dovrà, a queste domande dovrà incominciare a dare delle risposte, perché bene gli 80 euro, ma per il resto purtroppo non abbiamo visto niente, perché si è parlato molto di riforme, che se saranno le migliori riforme del mondo, lo vogliamo sperare, ma ci sembra difficile, avranno qualche effetto sulla vita pubblica del paese a partire dalle prossime elezioni, cioè dal 2018. Cosa facciamo nei prossimi 3 anni da qui al 2018? Allora, questa arriva... è la domanda a Parisi, Cicchitto e a tutti i politici presenti. Sì, certo. Sì, allora, noi abbiamo la pubblicità, vi do solo un aggiornamento su quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché il governo israeliano questa mattina ha accettato la proposta di tregua avanzata dalla Lega Araba e dall'Egitto, nella notte però, lo sapete, Hamas aveva detto di voler respingere la proposta egiziana e di voler intensificare il lancio di razzi, la decisione appunto di Israele proprio di pochi minuti fa, quindi vedremo come evolverà questa giornata. Ovviamente tutti rispondiamo a Gomez dopo la pubblicità. Allora, Daniela Preziosi, abbiamo sentito, no, un po' che sicuramente il clima resta caldo e ci sono questi due incontri oggi importanti, no? Renzi stasera con i parlamentari, ma stamattina si incontrano i senatori del PD per la linea, per votare, chi è contro anche in aula. Gentiloni ieri ha detto comunque se è un disegno autoritario non è che noi li mettiamo fuori perché non vogliamo creare dei martiri, però... è ovvio che ti automaticamente sei fuori al partito, insomma, mi pare. Beh, sull'automaticamente però bisogna capire. No, sull'automaticamente, cioè, no. C'è tutto un mondo in quell'automaticamente. Allora, lui non l'ha detto automaticamente, ovviamente. Ha detto, io mi interrogherei, insomma. No, ma tu hai riferito bene quello che ha detto Gentiloni e ieri, e mi pare, Tonini. Anche Tonini. Però su quell'automaticamente io più che altro chiederei a Fassina, nel senso che intanto segnalo che Cicchitto, che è un alleato di governo di Renzi, dice che l'Italicum non può passare in queste condizioni, e Fassina, che è invece del partito di Renzi, dice la stessa cosa. Quindi vorrei capire dove va a finire questa discussione, perché sarebbe interessante capire allora quali voti, o se no, come al solito, non voglio essere scortese, diciamo, come al solito va a finire che Fassina dice delle cose molto interessanti, secondo quello che ha detto già non doveva essere votato al primo giro l'Italicum, invece poi l'avete votato lo stesso, quindi già questa è una cosa curiosa. Seconda cosa sulla questione dell'articolo 67, allora non mi pare che l'articolo 67, cioè quello che prevede 50, sì, che i parlamentari rispondano ai loro eletti senza vincolo di mandato, non mi pare che sia abolito da questo giro di riforma costituzionale. In ogni caso è stato ribadito, mancherebbe altro, al Senato dagli stessi, da Zanda, eccetera, quindi vorrei capire che cosa significa. È interessante, perché poi non è che si può dare dell'autoritario a Grillo e a dire che fa le espulsioni e minacciare queste cose. Io penso che peggio, mi consenti, l'ho detta male, però per capirci, peggio di Renzi ci sono i renziani, certi renzismi,
Per cui secondo me c'è un eccesso di entusiasmo intorno all'unanimismo che c'è intorno al Presidente del Consiglio, che è un segretario con grandissimo successo, quindi è chiaro che si porta appresso come tanti consensi, insomma, un po' forzosi. Io non credo che il Partito Democratico si possa permettere un atteggiamento di meno che di rispetto nei confronti del suo dissenso interno su una questione fondamentale che sono le riforme costituzionali, per le quali non ci deve essere nessuna fretta, peraltro non c'è nessuna Europa che ci ha chiesto di cambiare il modo di eleggere i senatori, non è questo che ha chiesto l'Europa, mi sembra di aver letto anche oggi le cose di Draghi, Draghi del Fondo, non mi pare che nessuno parli del Senato. L'obiezione è che è un paese che vuole cambiare, forse anche da lì dà il segno della strada intrapresa, quindi quello si porta dietro altre cose, dal altre mondo, riforme, dal cambiamento sul mondo del lavoro, dal cambiamento sulla giustizia, dal cambiamento su cose che hanno a che vedere con far ripartire l'economia, rispetto alle regole democratiche, un cambiamento che stringe gli spazi della democrazia e della rappresentanza, non vedo come possa ricadere in positivo sui cittadini. Però, per esempio, le leggi collega, se forse non più veloci. Ma più veloci quale? Qui, questo è solo la Camera. Scusami, che le approva. Manuela, è successo che una riforma costituzionale, lo scorso giro, Fassina non era ancora in Parlamento, mi pare, però tu forse sì, lo scorso giro una riforma costituzionale, cioè queste che dovrebbero essere lunghe, cioè come il pareggio in bilancio inserito nella un Costituzione. Era un articolo. Vabbè, sempre una riforma costituzionale. Il titolo quinto del Senato. No, dico solamente che è passato a tempo di record, con il bicameralismo perfetto di cui tanto male si parla. La volontà di fare le cose è tutta politica, non ha a che vedere con i meccanismi della... Poi che il bicameralismo vada cambiato, se è questo, considerato una cosa, io per me anche il monocameralismo va benissimo per quanto mi riguarda, non ho nessun timore di questa cosa, però è tutta fuffa raccontare che siano le riforme istituzionali le riforme istituzionali a rallentare il cammino politico, no, sono le volontà politiche, quando il governo Berlusconi, ma anche quello Renzi non è da meno, voleva fare le leggi e decretava e le mandava in Parlamento, le faceva in pochissimo, altro che bicameralismo e Spoletti. Ma se c'è un sistema... Volevo sentire un attimo, poi andiamo su PD, volevo sentire Parisi in quanto esponente del patto e uno dei contraenti delle riforme. Mi pare essere l'unico a difenderlo qua dentro, quindi avrò facoltà di replicare. No, ripartendo dagli interventi precedenti, sul rischio di torsioni autoritarie, a cui faceva cenno Fassina, un unico partito che prende il presidente. Vabbè, insomma, non hai usato questa espressione, ma hai fatto riferimento a una serie di argomenti che si leggono, no? Un solo partito potrebbe. Allora, segnalo. È un dato oggettivo. Sì, bene, segnalo che nel sistema attuale. Il centro-sinistra, che ha vinto o perso le elezioni, perché abbiamo visto com'è andata con Bersani, esprime il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio con grosso modo il 26% dei consensi. No, quindi mettiamo le cose Presidente, la rielezione di Napolitano sappiamo in che momento in che drammatico momento è arrivato. È successo che un partito che aveva letto una valanga di deputati si è trovato 100 errotti franchi tiratori interni. Quindi il tema, come dire, è vasto, non è che c'è una sola spiegazione nella questione delle regole. Seconda questione è stata affrontata prima, le preferenze. Segnalo ai sostenitori del sistema, su cui è legittimo avere opinioni diverse, che il sistema della preferenza a lista aperta, così come conosciuto in Italia, l'ha conosciuto solo un altro paese nel mondo, la Grecia. Allora, all'europea come votiamo? Con le preferenze, è una legge proporzionale, non deve esprimere un governo, come tu ben sai. E alle regionali? Non c'è un problema di governabilità. Alle regionali? Alle regionali, le preferenze esistono in tutte le regioni come le comunali. E sai tranne la Toscana, ma adesso verranno reinserite per la vostra gioia. Il problema è che il sistema delle preferenze libere in questo modo è stato applicato solo in Italia. Non mi sembra con grandissimi risultati, né dal punto di vista del rinnovamento della classe politica, perché in 60 anni abbiamo visto come il Parlamento, quali erano i tassi di rinnovamento, né dal punto di vista della facilità di una reale competizione, perché le preferenze sono costose, le preferenze sono rischiose, le preferenze richiedono campagne elettorali estremamente dispendiose. Detto questo, per arrivare al bicameralismo, Travaglio diceva prima, se c'è la volontà politica le cose si fanno. Bene, faccio un esempio di una faccio un esempio che mi è toccato seguire perché mi sono occupato da ex giornalista della legge sulla diffamazione, che abbiamo approvato alla Camera all'inizio di questa legislatura, quella per togliere il carcere ai giornalisti.
Se non esistesse il bicameralismo paritario, quella legge sarebbe già in vigore da un anno. Bene? Quindi non è che è vero che ci vuole la volontà politica, ma se c'è un sistema di regole, se c'è un sistema istituzionale che consente di fare certi giochi, come quelli a cui abbiamo assistito stasera, perché i due colleghi sono Bustamani, perché i due colleghi hanno fianco, hanno tutti quanti, con i loro partiti, sottoscritto il testo base della legge elettorale sull'Italicum e l'hanno approvata alla Camera. Dopodiché adesso diciamolo della libera al Senato. Perché al Senato sta venendo fuori una legge al Senato sulla quale io ho un parere più positivo di quello che c'ha Fassino, però c'è un rapporto fra quella legge al Senato e la legge alla Camera e ci dovete consentire di discuterlo, anche se la cosa vedo che vi innervosisce molto. Scusami, sono affatto nervoso. Darsi che non sta nel capoverso quinto del codicillo che avete fatto al Nazareno, però il mondo è un po' più vasto di Via del Nazareno. Certo, ma posso segnalare che quel testo base l'ha firmato anche NCD? Discutiamo. Partiamo dal testo base e discutiamo di una serie di cose. Lo abbiamo detto nel momento in cui lo approvavamo. Voglio dire, ci stanno gli atti per la legge. Allora, volevo andare da Fassina. Prima volevo chiedere quella cosa che anche Daniela Preziosi ha sottolineato. Poi c'era la questione dell'economia. Ne parliamo perché volevo parlare anche di Draghi e anche del fatto dell'Istat che ieri ci ha certificato che insomma l'Italia è più povera e non c'era purtroppo bisogno anche dell'Istat per saperlo. Allora, stamattina ci sono i senatori, si riuniscono. Allora, si decide, sulla riforma del Senato c'è questa linea, si vota nel gruppo, gruppo a maggioranza dirà sì, perché insomma i dissidenti non sono tantissimi, sono un po' ma non tantissimi, anche se molto agguerriti. Si va in aula, e questi senatori diranno no. Che cosa succede secondo lei? Non deve succedere nulla, perché appunto stiamo parlando di una riforma costituzionale, l'articolo 67 della Costituzione è ancora in vigore. Ricordo che quando si è trattato di sostituire Mineo in via preventiva anche Chiti dalla Commissione Affari Costituzionali è stato ribadita la validità della posizione da esprimere in aula, quindi credo che non debba succedere nulla. Per quanto mi riguarda, sulle riforme costituzionali c'è diritto al dissenso. Dopodiché a me non piace il modo in cui si continua a rappresentare la posizione di chi fa proposte diverse da quelle del governo o del patto del Nazareno. Non ci aiuta rappresentare chi ha posizioni diverse come gente che cerca di conservare l'indennità. La delegittimazione morale di chi ha posizioni diverse non va bene, non va fatta. Poi, per quanto mi riguarda, sono d'accordo col Senato eletto indirettamente. Questo non vuol dire che Chiti porta avanti una posizione diversa perché vuole mantenere la sua indennità da senatore. Se la mettiamo così non facciamo passi avanti. Quindi credo che ricordiamo che l'ha detto Renzi proprio questo. L'ha detto in Renzi, domenica al Corriere della Sera. L'ha ripetuto domenica, l'ha detto sin dall'inizio e questo a mio avviso è un problema perché non aiuta la discussione, non aiuta neanche a velocizzare la discussione. Mentre io ritengo, a differenza di Daniela Preziosi, che sia importante arrivare al superamento del bicameralismo, perché è chiaro che c'è la volontà politica che può accelerare o rallentare i processi, ma è un sistema che così non funziona. Va lasciato soltanto a una Camera il compito di votare la fiducia ai governi, votare le leggi di bilancio e concentrare sull'altra Camera, sul Senato, la rappresentanza degli enti territoriali e le funzioni di garanzia. Ma per questo però, per avere un sistema bilanciato, il meccanismo di elezione della Camera dei Deputati va rivisto, guardate, altrimenti l'abbiamo sperimentato in questi anni, i parlamentari rispondono al capo partito, non rispondono ai cittadini che li hanno eletti e questo non funziona. Sull'elezione del Presidente della Repubblica non sembrava proprio, no? O a noi nella precedente legislatura, dipende, o il caso di Fini, la cessione di Fusione Libertà. Tutti i parlamentari nominati se ne sono andati ognuno in partiti diversi. Ma c'erano dei capi partito, ci sono
ci sono delle dinamiche. Io penso, sarebbe aggravato. Ma guarda, io non sono innamorato delle preferenze, sono innamorato della possibilità di dare agli elettori la possibilità di scegliere. Per quanto mi riguarda, andrebbero molto meglio i collegi uninominali. Che siccome, però a Forza Italia sappiamo non piacciono. Appunto, siccome so bene che bisogna arrivare a dei compromessi quando si fanno le riforme, perché si fanno insieme, non può passare quello che penso io. Credo che vada trovato su questo un compromesso, perché guardate, non esiste che ai cittadini togliamo ogni possibilità di scegliere chi li rappresenta. Non può funzionare e su questo bisogna andare fino in fondo, perché altrimenti costruiamo un sistema che poi pagheremo, perché ci tornerà contro, ci tornerà addosso la distanza crescente tra le istituzioni della rappresentanza e i cittadini, in un momento in cui è così già complicato il rapporto. Se noi sottraiamo ai cittadini la possibilità di scegliere il parlamentare, facciamo un clamoroso autogol. Le riforme quindi sono necessarie, sono urgenti, ma ci sono tutte le condizioni per farle in modo da ribilanciare il rapporto fra cittadini e istituzioni, che è in grandissima sofferenza. Volevo sentire Zurlo su questa questione appunto delle preferenze, perché sarà molto importante questo nodo. Perché anche per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, cioè i 5 Stelle anche sono contrari alle preferenze. No, sono favorevoli, scusate, favorevole. Sono favorevoli alle preferenze. Allora, mi pare che qui si faccia un grande dibattito che rischia di essere, lo dico non polemicamente, non ironicamente, ma accademico, perché io credo che la soluzione sia già quella indicata, di cui hanno scritto peraltro molte volte i giornali, delle liste corte. Si faranno delle liste corte e quello sarà il compromesso, dove l'elettore avrà non il lenzuolo lungo, ma magari un lenzuolino, un cuscino tra cui scegliere alcuni nomi, e sarà in qualche modo, come possiamo dire, un avvicinamento al concetto di preferenza. Però mettiamola se ci sono così, le questa candidate... non è la mia idea, questo è quello che io penso succederà, penso che andrà in questo modo, perché alla fine. Però se ci sono candidature multiple, non è detto che quello che tu hai scelto, se opta per un altro collegio o per un altro. Ma siamo d'accordo, ma quello è un palliativo rispetto a un tema che mette a disagio tutti, perché diciamo le cose come stanno. Questo tema delle preferenze mette a disagio tutti, anche se posizioni, come dire, nette da una parte all'altra si prestano a critiche. Io ricordo che la preferenza è stata uno dei grandi strumenti, l'abbiamo detto 100.000 volte, da cui è passata e la corruzione e la criminalità, perché i Fiorito e compagnia bella sono passati a colpi di preferenze, hanno avuto bagni di consenso e poi abbiamo visto i risultati. Quindi ogni strumento poi naturalmente si presta a critiche e controcritiche. Un correttivo, ma nella cultura del centrodestra non esiste, quello delle primarie per legge. Io credo che ci si arriverà magari fra 10 anni, ma ci si arriverà fra 10 anni. Ho la sensazione, per tornare al punto iniziale, volevo chiudere con una provocazione riallacciandomi a quello che diceva prima Gomez, ho la sensazione che si faccia un grande dibattito appunto accademico nel senso che sono concetti giusti, importanti, perché il tema della preferenza, come il tema del diciamo così, di tutti i temi che abbiamo accennato prima, sono temi di grandissima importanza, ma in questo momento è tutto impostato in modo tale che ci sono quelli che vogliono, come dire, così appare all'opinione pubblica, quelli che vogliono cambiare i frenatori, come dice Renzi. Siccome nell'immaginario collettivo in questo momento quello che dice Renzi colpisce, ipnotizza, per usare un linguaggio utilizzato l'altro giorno da Fitto, mette tutti d'accordo l'opinione pubblica, e allora cosa succede? Succede che l'opposizione interna ed esterna al PD, quello che dice Fassina, quello che dice Cicchito, quello che dicono in tanti, finirà negli emendamenti, verrà in qualche modo, io credo, e poi mi sbaglierò, ma verrà in qualche modo, come dire, distillato, e si arriverà a qualche piccolo compromesso su alcuni punti, ma la sostanza passerà quello che dice Renzi e quello che dice il patto del Nazareno. Dopodiché, e volevo chiudere, tornando al tema appunto di prima, io credo che in questo momento la vera opposizione a Renzi, sono d'accordissimo con quello che diceva prima Gomez, la vera opposizione a Renzi non è Forza Italia, non è i 5 Stelle, non è nemmeno l'opposizione interna al PD, è la crisi economica. Però ci vorrà qualche mese per arrivare a manifestarla in modo chiaro, perché siccome il governo ha giocato coi numeri, ha fatto delle previsioni col DEF, ha detto che c'era lo 0,8, l'Europa aveva già detto guardate che non ci siamo, non è vero, hanno risposto, non ci sono problemi, adesso i problemi stanno venendo fuori. All'orizzonte sappiamo benissimo che si profila una manovra correttiva, anche se Renzi continua a dire di no, comunque lo vedremo perché ci vorrà qualche mese, e quando Renzi è andato in Europa e ha detto abbiamo avuto un grande successo sulla flessibilità,
Io in questa trasmissione mi ero permesso di osservare, benissimo, ha vinto la guerra delle parole, bisogna vedere se vincerà la guerra dei numeri, perché poi ha detto con la flessibilità sono tutti d'accordo e poi siamo esattamente al punto di prima. Quindi diciamo che abbiamo davanti una situazione che è molto complessa e molto difficile dal punto di vista dei dati reali dell'economia. Del resto basta parlare con un imprenditore qualunque, al nord, al centro, al sud, per sapere queste cose da mesi. Non c'è bisogno di andare a grandi convegni con coffee break annesso o chissà dove. Questo è il vero tema, secondo me, che si pone all'orizzonte. Io credo che sulle riforme si andrà avanti un po' con questo sistema, un po' ascoltando, un po' no, un po', come dire, scusate se lo dico, dando l'impressione di dare un contentino ai vari pezzi di partiti che giustamente pongono problemi di capitale importanza, che in questo momento però finiscono tutti tra parentesi, perché questa è la situazione che abbiamo in questo momento in Italia, e si andrà avanti in questo modo. Se poi invece il tema dell'economia innescherà scintille, provocherà incendi, questo poi sarà un problema che vedremo nei prossimi mesi. Cicchitto, sulla questione appunto delle preferenze, che alla fine... I temi sono due, sono quelli delle istituzioni e quelli dell'economia. Sono strettamente intrecciate. Delle istituzioni che riescono a acquisire una maggiore efficienza, una maggiore velocità, hanno un, e aggiungo, e la giustizia civile, questo ha un riflesso positivo sull'economia, che presenta poi alcune delle questioni che sono state dette sia da Zurlo che da Gomez. Per quello che riguarda le istituzioni, quindi chiedo scusa a Zurlo, ma visto che è un tema di dibattito mi permetto di ritornarci un attimo sopra. Reputo che per quello che riguarda il Senato si è arrivati a un punto di equilibrio accettabile, e dopodiché evidentemente tutto è affidato alla opinione dei gruppi e dei singoli senatori. Reputo però che il punto di equilibrio accettabile che si è raggiunto per quello che riguarda il Senato richieda, per quello che riguarda la legge elettorale della Camera, degli approfondimenti molto maggiori. La corruzione è indipendente dalle preferenze o dalle non preferenze, è indipendente dalla prima repubblica e dalla seconda repubblica. Se ci infiliamo su questo ingranaggio, andiamo su un binario assolutamente morto. Tangentopoli era un'esigenza di finanziamento dei partiti a suo tempo, quindi tutti i partiti, Partito Comunista compreso. Quindi entriamo su un filone di ragionamento, secondo me, voglio dire una cosa, Zurlo, io non ti ho interrotto e poi ti devi dare una calmata, ti devi un attimo calmare. Volevo dire che non capisco che noi abbiamo vissuto in questi giorni proprio, abbiamo fatto elezioni regionali con le preferenze, elezioni europee con le preferenze, che hanno i loro lati negativi e i loro lati positivi, per carità. Dopodiché, invece, per quello che riguarda la scelta del Parlamento, questo è inibito, non se ne può parlare, e allora sul Parlamento emerge il problema della corruzione, non emerge sulle europee e non emerge sulle elezioni regionali. Allora, siccome si sono spesi fiumi di inchiostro contro il cosiddetto Porcellum, ebbene, farne una riedizione secondo me è un dato leggermente paradossale. Aggiungo anche che in un sistema politico che è in crisi perché non è più bipolare, questo è il punto, perché c'è un terzo soggetto che è sceso in campo, fare una legge elettorale che costrittiva per un assoluto bipolarismo, secondo me è una questione che a tutti, e al PD e alla stessa Forza Italia e a chiunque, richiede una riflessione attenta, che può comportare non uno stravolgimento dell'Italicum, ma però una riflessione sulle sue modifiche, senza che nessuno voglia fare boicottaggio e così via, e senza che si perda il senso dell'equilibrio fra riforme istituzionali che hanno un loro peso e il nodo enorme della politica economica, che certamente ha un peso probabilmente maggiore, che è intrecciato.
Posso intervenire sul tema, velocissimamente ancora sul tema delle preferenze? Sì, perché ma sono stimolato dal dibattito. Ma perché voi siete così contro le preferenze? Perché si controllano i parlamentari. Sì, il capo partito controlla i parlamentari. Ho fatto l'esempio della passata legislatura. Con le liste bloccate, come li vogliamo chiamare? Allora, sulle preferenze è legittimo che ognuno abbia la sua opinione. Il tema della selezione della classe dirigente in questo paese è un tema serio. Sì, è molto importante. Ci mancherebbe pure che dicessi che è illegittimo. No, il Presidente Cicchito cita giustamente elezioni che si sono appena tenute con le preferenze, esatto. Per esempio le elezioni comunali, per esempio le elezioni regionali in quasi tutte le regioni d'Italia. Andiamo a vedere i tassi di partecipazione a quelle elezioni, punto primo. Evidentemente non sono le preferenze a mobilitare gli elettori, perché abbiamo visto sindaci vincere col 35% dei partecipanti al voto. Ma vogliamo andare a vedere anche un'altra cosa. Laddove le preferenze esistono, qual è il tasso di espressione della preferenza? Glielo dico io. Nel centro-nord intorno al 30%, al sud intorno all'80% talvolta, il che già dovrebbe far riflettere. Ma al netto di questo, perché vogliamo... Cioè stai dicendo che quelli del sud... Sto dicendo che al sud e al nord sono diffusi fenomeni di voto clientelare. Invece al nord votano solo per ideale. Esatto, no, come si vede, come si vede proprio in questi giorni nelle inchieste che ci stanno da Milano a Venezia. Sud non ci sono inchieste, non ci sono decine di comuni. Ma no, sei tu che stai dicendo, è lei che sta dicendo che al sud si vota in questa maniera. Su un ultimo punto velocissimo, abbiamo assistito in questi... Non criminalizzare il voto di Forza Italia. Ma no, come dici tu, non essere nervoso, non lo criminalizzo. Voglio dire però un'ultima cosa, tutta questa citazione sulle preferenze, ma esistono formule che tutti i partiti, tranne Forza Italia, forse NCD, forse altri piccoli partiti, non hanno ancora sperimentato, per cui si dà la possibilità ai propri elettori, con le formule che ogni partito decide, di contribuire alla selezione della classe dirigente. Il PD ha utilizzato le primarie, fra virgolette, tradizionali, e il Movimento 5 Stelle ha utilizzato le primarie sul web, a mio avviso una cosa parzialmente ridicola, però... Quindi sta aprendo alle primarie anche lei, anche Forza Italia. Io dico che ogni partito può auto-organizzare, dovrebbe poter auto-organizzare la propria proposta politica come meglio crede, perché questa è la democrazia, perché oggi parliamo di primarie, questo è un auspicio che lui sta dicendo per la riunione che ha oggi alle 2:30, quindi sta dicendo quindi Berlusconi è legittimo che il partito si organizzi con una democrazia interna, prima o poi l'amore arriva anche in Forza Italia. Se lei lo decide per legge attraverso il sistema delle preferenze, non credo che sia il miglior sistema possibile. Io posso... Parisi parla delle mille facce nuove che deve cercare Cattaneo. Esatto. Io non ho parlato di questo. Le mille facce blu, no, le mille giorni, le mille facce, qui è tutto un mille. Posso dire solo una... Daniela, abbiamo Cattaneo la pubblicità, ma infatti è molto breve. Sì. In tutto questo c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale, siccome questi nostri amici che a questo tavolo hanno sostenuto per una vita, per 8 anni, un sistema che è il Porcellum, che poi è stato dopo 8 anni dichiarato incostituzionale per una parte, allora voglio dire, teniamo come barra di orientamento anche quella sentenza, perché non è che si che può non pensare... Dice sì, certamente, Rodini costituzionalista, per carità, tutti siamo diventati tutti fini costituzionalisti, noi per primi, perché per carità, però perché non vorremmo che tra 8 anni, siccome c'è l'accordo tra il PD e Forza Italia, cioè i due partitoni che stanno in Parlamento, ricominciamo a dire che ci troviamo a ridire che non, che beh, non Renzi era... Renzi ha detto di fare la verifica di costituzionalità prima, no? È un gesto di buonsenso, Allora, dopo la pubblicità abbiamo un primo stralcio dell'intervento di Juncker oggi al Parlamento Europeo a Strasburgo, quindi molto interessante per quanto riguarda la questione economica. Tra poco. Vi dicevo di questa agenzia che è appena uscita e sono le parole scritte nel discorso che farà in aula Jean-Claude Juncker. La prima priorità è rafforzare la competitività e stimolare gli investimenti. Quindi, si legge, nei primi 3 mesi Juncker presenterà un ambizioso pacchetto per lavoro, crescita e investimenti che attraverso la BEI, la Banca Europea di Investimenti, e il bilancio europeo mobilizzerà fino a 300 miliardi in 3 anni. Questa è la prima anticipazione, ovviamente importante, tutti guardiamo a quello che dirà e farà. E volevo solo chiudere la parte politica anche con l'altra questione, quella del Movimento 5 Stelle, voleva andare a Milano da Peter Gomez. Come la vedi tu questa
come vedi questo scambio di lettere tra Renzi e Grillo, questa insomma questo collimare di alcune proposte e questa apertura, anche se vogliamo, prima del 5 Stelle e poi anche arrivata ieri da Renzi, oggi ci sarà la risposta di Di Maio. Renzi chiaramente si vuole tenere o dimostrare a Berlusconi di avere un minimo di mani libere e di avere un'alternativa per cercare di influire su qualche particolare del patto del Nazareno. Io credo che sulla questione del... sono speranzoso, ma penso che rispetto alla legge elettorale sulla questione della nomina dei parlamentari piuttosto che della loro elezione o tramite le preferenze, o meglio ancora, e non succederà, tramite un collegio uninominale, ci si arriverà. Renzi ne ha parlato parecchie volte, 5 Stelle ne fanno condizio sine qua non. Io credo che su quel punto Berlusconi dovrà venire loro incontro. Il punto è che se invece l'accordo si chiude tutto e solo con Berlusconi, oggi no, ma fra qualche mese per Renzi potrebbe essere un grosso problema politico. Se davvero gli indicatori economici, stavamo dicendo, segnano brutto tempo, e se davvero gli italiani prevedibilmente, a meno che il piano di cui parla Juncker abbia dei risultati straordinari, sia come l'abbiamo letto, eccetera, se davvero da qui a gennaio non si vedrà qualcosa sotto il profilo dell'occupazione, perché poi è quello che tocca ciascun italiano, è chiaro che la grande luna di miele, il grande consenso di cui gode Renzi in questo momento del paese, andrà a scemare, qualcuno incomincerà ad accusarlo, come si incomincia a farlo, di aver parlato molto e di aver fatto molto poco. E se fra il molto poco che è stato fatto, in caso di questo scenario economico negativo, che è possibile, c'è anche tu hai fatto delle riforme in cui non ci hai lasciato scegliere i parlamentari e l'hai fatto di oltretutto con Silvio Berlusconi, che nell'immaginario collettivo dell'elettorato del centro-sinistra di tutto il centro e di tutto il Movimento 5 Stelle non è certo popolare, per usare un eufemismo. Bene, questa cosa Renzi la potrebbe pagare molto e molto cara. Volevo sapere da Daniela Preziosi, sì, anche posso che, dire che purtroppo... il Parlamento purtroppo consuma molte suole di scarpe, quindi vede quali sono i movimenti anche. E purtroppo, sì, cammino molto, dici? Sì, 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 in quel senso. No, che purtroppo secondo me questa idea di maggioranze variabili Renzi non ce l'ha disponibile. È carina dal punto di vista teorico, alcuni di noi piacerebbe che Renzi scegliesse altre maggioranze sull'Italicum, ma su... molte cose, soprattutto sulle politiche economiche. Beh, Sel anche si è detta disponibile, no, Vendola? Sì, Sel purtroppo ha pochi senatori, diciamo, perché il punto qui è il Senato. E il Senato, peraltro il Porcellum era fatto apposta perché il punto fosse sempre il Senato, era fatto apposta per rendere... È il paradosso della situazione che stiamo vivendo, perché stiamo smontando il Senato che ha tutti i poteri concentrati su se stesso per quello che riguarda tutto. Però io quello che volevo... L'avete costruito così, questo Senato. Se non mi ricordo male, però, il Porcellum non fu modificato da Ciampi su base regionale? Sì, e quindi verissimo. Ci fu quello il problema, forse, anche i premi di maggioranza. Su base regionale furono una lettura, a mio avviso, sbagliata dell'allora Presidente della Repubblica, perché... sulla Costituzione c'è scritto che il Senato è eletto su base regionale. E questo fu sui premi di maggioranza il dramma quello della... che causò, peraltro credo. Questo è l'origine del nome Porcellum, perché sì, Calderoli sì, perché fu la reazione, di Calderoli, perché originariamente non era così, ricorda bene, cioè, Parisi, ci fu un ukase del presidente Ciampi che disse che non avrebbe dato un parere di costituzionalità se non ci fosse stati il premio su base regionale, e lì anche certamente, probabilmente, cioè, non voglio entrare nel merito, però probabilmente quello ha causato gli ulteriori problemi. Il PD votò no, però io posso dire che non è che all'epoca non era ovviamente il PD, perché il PD arriva nel 2007, invece questa legge arriva nel 2005. Però il PD non votò questa legge, però ricordo che un anno dopo, pochi anni dopo, fece un Porcellinum per le europee, insomma non ci ricordiamo una grandissima... Fu introdotta la soglia alle europee, esatto, del 4%, non ci ricordiamo come esiste in molti paesi europei. Una grandissima posizione del PD, perché appunto per la stessa ragione per cui l'Italicum piace, perché comunque questo genere
sistema di leggi elettorali consegnano un grande potere ai capi di partito, e ovviamente chi è che, essendo segretario, avrebbe voglia di togliersi. No, allora dicevo, purtroppo le maggioranze, dal punto di vista della fattibilità politica, secondo me, le maggioranze alternative con il 5 Stelle e con Forza Italia, di fatto, non ci sono. Non ci sono perché il giorno che Forza Italia si dovesse rendere conto che una riforma importante si fa con la maggioranza, persino sui diritti, si fa con il 5 Stelle... Questo delicato equilibrio che il presidente Berlusconi sta mantenendo con i suoi, che sono in grandissimo conflitto perché per tante ragioni nobili ed alcune meno nobili, cioè tipo che le prossime elezioni non sappiamo bene chi gliele garantisce, perché sentivamo contrarietà alle preferenze che avranno, tante ragioni nobili che ci sono state spiegate a questo tavolo, e alcune meno nobili, cioè il fatto che in molti di loro le preferenze non le prendono. Non le prendono, le dico, perché... diciamo, come cronaca, naturalmente. Certo, certo. Chi non ha fatto politica sul territorio ed è stato nominato, è chiaro, certo, che le preferenze difficile. Non ce le ha. Questo è stato un problema che si è posto anche il Partito Democratico alle parlamentari, e qui Fassina ha preso una serva di voti a Roma, ti faccio un complimento, però molti, molti, diciamo, questa cosa non l'hanno fatta. Il problema è di tutti, non è solamente di Forza Italia. E allora dico che in quel momento Renzi, cioè io penso che Renzi sia, proprio perché non c'ha quest'altra possibilità di stare con 5 Stelle per alcune, di scegliere i voti. E allora cos'è? Una muina? Che cos'è? No, dunque, il discorso, il minuetto tra Renzi e 5 Stelle è assolutamente un minuetto che serve a Renzi per far vedere che fa finta di parlare, e a Grillo che far vedere che fa finta di parlare. Perché Grillo ha perso molti voti alle europee, perché molti elettori hanno capito che questa grande forza parlamentare non serviva a niente di fatto, perché non riusciva a portare a casa alcun risultato, non era alleabile, non era utilizzabile, e quindi si sono dispiaciuti. Però Renzi in un retroscena dice: li abbiamo scongelati, siamo riusciti, ma non li ha scongelati neanche per niente, sono tutte chiacchiere, perché se guardiamo bene le lettere che si sono scritte, il carteggio che si sono stati scambiando in questi giorni, continuano a dirsi che si danno ragione, ma in realtà non è vero, ci sono delle distanze incolmabili, molto alte. E oggi ci sarà Grillo che farà il tifo contro per l'ostruzionismo dei suoi al Senato, per cui insomma è tutta questa, è tutta finta. Purtroppo, dico l'ultima cosa, Renzi con il patto del Nazareno si è stretto a un tipo di governo, a un patto con Berlusconi, un patto che stanno insieme o insieme cadono. Quindi purtroppo ha scelto questa strada. Ci piacerebbe diversamente, anche noi del Manifesto, ci piacerebbe una maggioranza di centrosinistra persino con Renzi, questa roba secondo me non è politicamente sostenibile in questa legislatura. Fassina, poi Gomez. Sì, volevo solo, ovviamente la lettura che dà Daniele Preziosi è una lettura possibile, però io credo che ci sia anche altro, ed è un fatto positivo comunque che almeno una parte del Movimento 5 Stelle ha deciso di entrare in gioco, è positivo per la democrazia. Ha ragione invece quando dice che maggioranze variabili non sono realistiche. Dopodiché però ci può essere una integrazione di parte delle proposte del Movimento 5 Stelle in un impianto che rimane ovviamente realisticamente l'impianto che è stato definito dall'accordo tra PD e Forza Italia, che però consente in qualche modo di partecipare, seppur non per riscrivere tutta la storia dall'inizio, ma partecipare al Movimento 5 Stelle, e credo che questo sia un fatto positivo per la democrazia. Ma non conviene a Grillo? Non conviene a 5 Stelle in questo caso? Ho imparato in questo anno e mezzo di Parlamento che c'è un'evoluzione nel Movimento 5 Stelle, ci sono posizioni diverse, è un fatto positivo. Io sarei per incoraggiare coloro che vogliono entrare nel gioco, non sbattergli la porta in faccia per ragioni tattiche. Quindi sarei per interloquire con Di Maio e quest'ala? Con le posizioni che il Movimento 5 Stelle mette in campo, sperando che possano andare avanti, poi sarà loro l'onere di sganciarsi, ma sarei per interloquire. Se noi riusciamo a fare una riforma costituzionale vuole fare scouting. O una,
o una, no, no, ma non individualmente, vorrei provare a coinvolgere il più ampio numero di forze politiche possibili in una riforma costituzionale o nella legge elettorale, perché ne va la qualità della democrazia. Se ci sono movimenti dentro i 5 Stelle che vanno nella direzione di interloquire, sarei per incoraggiarli, non per sbeffeggiarli o dire voi siete quelli che, sarei per cogliere questo dato politico di novità. E per riuscire anche a relativizzare, non a smontare, ma relativizzare la forza dell'unico contraente che oggi è nel patto, cioè Silvio Berlusconi, perché questo ci aiuta a fare riforme più equilibrate, che hanno una legittimazione più ampia, che fanno funzionare meglio quello che dicevo prima, il rapporto tra cittadini e elettori, che oggi è in grandissima sofferenza. Peter, oggi il tuo giornale titola Renzi ha già deciso tutto con Verdini per conto di Berlusconi, quindi anche voi pensate siano delle schermaglie queste? Ma guarda, io penso che certo che ha deciso tutto, però è un gioco del cerino, ribadisco. La situazione di Berlusconi è molto in evoluzione anche dal punto di vista giudiziario. Sì, ricordiamo questa settimana, noi, sì. È in evoluzione da 20 anni. Nessuno, però, diciamo, siamo arrivati a un punto, noi non sappiamo come finirà venerdì, ma cioè se venerdì finisse con un'altra condanna e l'ex premier vedesse poi la condanna confermata in Cassazione, io credo che anche nel suo partito molte cose finirebbero per cambiare, perché... E quindi da questo punto di vista... Però vuol dire fra un anno, eh? Sì, vabbè, io da questo punto di vista io credo che Renzi, come il Movimento 5 Stelle, stanno giocando uno con l'altro, più che un minuetto, un gioco del cerino. Cioè per vedere a chi rimane in mano, però a Renzi, con il vantaggio che Renzi si tiene questa porta aperta, perché la legge elettorale ci metterà un po' di tempo prima di essere approvata, anche perché se si approva la legge elettorale lo sappiamo tutti che da un momento all'altro con questi sondaggi è possibile che si vada al voto, e quindi escludo che la legge elettorale... No, perché la legge elettorale è solo per la Camera, Gomez. E nel momento in cui avete riformato... Nel momento in cui avete riformato... Nel momento in cui avete riformato il Senato, dopo, fra un anno, dopo, con la legge elettorale, da quel momento in poi si può andare al voto. Sì. E quindi io tendenzialmente tendo ad escludere che molti di voi in Parlamento abbiano voglia di andare al voto in questo momento. Quindi penso che succederanno tante cose di qui nei prossimi mesi. E il Movimento 5 Stelle ha la necessità di dimostrare di essersi saputo confrontare, perché se le cose andranno male nessuno potrà nemmeno accusarli di non averci provato. Come è accaduto l'altra volta. Però scusa. Zurlo, aspetta, arrivo subito. Volevo subito sentire su questo proprio Parisi, perché sostanzialmente, insomma, è un po' voi che, su un termine un po' eccessivo, Renzi tiene sulla corda, ecco, lo dire ricatta, e dicendo guardate che se non ci siete voi, comunque io quell'altro forno ce l'ho aperto e la pagnotta la metto lì. Renzi sta capitalizzando le difficoltà del Movimento 5 Stelle. Perché è di tutta evidenza che il risultato elettorale delle europee hanno posto il Movimento 5 Stelle in una posizione di debolezza e la ricerca di nuove strade. Lo fa a tal punto che ha scritto una lettera ieri, che io fossi un dirigente politico del Movimento 5 Stelle avrei rispedito al mittente, perché gli ha scritto nelle prime 15 righe dicendo sappiamo che voi siete divisi sostanzialmente, che c'è un'ala di voi che vuole dialogare, allora siccome c'è quest'ala di voi che vuole dialogare, quindi mette, come dire, il coltello nella piaga. Il ragazzo è franco. Sì, no, da dirigente politico gli avrei risposto in un altro modo. Quindi sta capitalizzando quell'insuccesso del Movimento 5 Stelle in maniera astuta. Non credo che voglia, come dice lei, far saltare il banco dell'accordo, perché vede tutte queste leggende sul patto del Nazareno e sugli accordi con Forza Italia. Segnalo che la maggioranza di governo, quella solo di governo ad oggi, ha quei risultati strepitosi che hanno regolato al PD il 40,8%, sta grosso modo al 44% dei consensi nel paese. Allora, se si deve fare riforme costituzionali, ma andranno fatte con qualche altra forza oppure le vogliamo fare col 44%? Forza Italia rappresenta, pur nell'insuccesso elettorale, che non abbiamo difficoltà a riconoscere, il 17% in questo paese. Dopodiché, è chiaro che è un minuetto, perché ci sono delle questioni che sono, nel momento in cui Renzi scrive sulla vostra proposta del premio di maggioranza di lista e non di coalizione, dovremo sentire gli altri partiti, ecco, possono fare a meno di incontrarsi, perché per quel che ci riguarda... Voi, per voi si è chiusa, certo, anche perché voi da soli come lista è difficile che possiate... Insomma, da questo, le elezioni europee non sono andate bene, insomma...
E poi Cicchitto non si vuole più rialleare con voi. No, e segnalo che poi tutto questo da partiti che contestano la svolta autoritaria di questa legge. Cioè saremo di fronte a due partiti che magari possono andare al ballottaggio col 25%, che possono andare col 25% a prendere il 50%. Almeno se ci sono le coalizioni si crea già da prima un fronte più ampio e più basso. Sono scelte. Voi invece all'NCD un asse con i 5 Stelle ce l'avete sulle preferenze, ad esempio? Ma in primo luogo, io non credo che... Renzi punti alle elezioni anticipate. Perché... Vabbè, è la pistola sul tavolo, un classico, sì, no? Sì, la pistola sul tavolo, però attenzione. Lui ha ottenuto un risultato straordinario, ma non è che ci abbiamo un elettorato stabilizzato. C'è un elettorato che ha votato per Renzi spaventato dalle follie che ha combinato nell'ultima parte specie della campagna elettorale Grillo, e un elettorato che comunque ha chiesto governabilità innovativa. Se questa cosa, questa ipotesi, la quale noi siamo impegnati perché è una governabilità innovativa che secondo noi allo stato attuale va al di là delle divisioni tradizionali destra-sinistra, se a un certo punto Renzi butta per aria il tavolo, una parte di quel 40% gli si può rovesciare contro, nel senso cioè che così come una parte dell'elettorato di centrodestra si è collocato nell'astensione e quindi in teoria può essere o recuperato da noi nuovo centrodestra su una linea più moderata o recuperato anche da Forza Italia, voglio dire, insomma, sta in una dimensione in cui non si è ridislocato, ma anche una parte di elettorato centrista che ha votato per Renzi lo ha votato per la governabilità, non perché lui a un certo punto butti per aria il tavolo prendendo un pretesto. Primo dato. E quindi ci misuriamo, secondo me, in un periodo medio, anche perché, parliamoci chiaro, la tenuta o meno del sistema, inteso nel suo senso più complessivo, sistema democratico, sistema politico, sistema economico, sta sul fatto che per due o tre anni ci si impegni poi a fare, a realizzare delle cose. Il Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle secondo me ha due ipotesi dentro chiare. C'ha una ipotesi che è globalmente protestataria al limite dell'eversione. E poi, al limite dell'eversione. Insomma, mi sembra... e poi nella pratica parlamentare, perché poi questo è l'altro paradosso che uno vede visivamente e così via, ci stanno decine e decine di parlamentari a cui la ginnastica, la cosiddetta ginnastica parlamentare, che poi è una cosa seria perché ci si misura sulle proposte, sugli emendamenti e così via, piace e quindi... come dire, misurarsi sul problema dei contenuti e non su quello di buttare tutto per aria, che però è l'ipotesi dei soci, diciamo così, che tengono la baracca, cioè Grillo e Casaleggio. Questo ha aperto indubbiamente una dialettica. In più loro vivono in modo drammatico una cosa che non visse la Lega, cioè il fatto che i loro leader non stanno in Parlamento, mentre Bossi in Parlamento c'era e si sentiva. Quindi certo. Questo gli apre un'altra contraddizione. Detto tutto questo, però, io mantengo la valutazione che siamo di fronte a una schermaglia fra Renzi, che vuole dimostrare che parla e poi non concede praticamente nulla, e Grillo che vuole dimostrare ai suoi che lui ci ha provato, ma vedete, questi sciagurati del PD... Poi non, effetti, non vogliono, alla fine vogliono stare con Berlusconi. Cronaca purissima, non è neanche più... Ah no, io volevo riflettere, su questo aggettivo eversivo rispetto utilizzato da Cicchitto. Ora, ovviamente il Movimento 5 Stelle non è esente da critiche, è criticabile su tante cose. Ma sinceramente nel progetto politico di una forza politica che si può riassumere mandiamo tutti a casa questa classe dirigente che negli anni passati si è rivelata inefficiente, a volte ladra, a volte corrotta,
che non ha portato bene al paese, ci vedo, e facciamolo attraverso il voto, ci vedo, può piacere o non piacere come progetto, ma un progetto semplicemente democratico. Scusa, cioè, il progetto, scusi Cecchito, il progetto di mandarla a casa dopo tanti, dopo averla mandata a casa dopo tanti anni. Ti ricordi Grillo a Porta a Porta quando ha detto poi sottoporremo al giudizio della rete parlamentari, imprenditori, giornalisti, eccetera. Allora, beh, quella è una roba da guardie rosse, scusa. Ma guardi, guardi e basta. guardi Cecchito, no, al giudizio della rete non mi piace perché ovviamente non è una cosa. Però stabilire il principio che per esempio in Italia la legislazione antimafia in merito al sequestro dei beni non venga applicata solo agli indiziati di mafia, ma anche agli indagati per fatti di corruzione e reati della pubblica amministrazione. Cioè, nel senso, se tu sei indagato per questi reati e non mi dimostri come hai acquistato questi beni ti vengono confiscati, sarebbe uno di quei segnali che si attende l'Europa per dimostrare che realmente le cose in questo paese sono cambiate. Perché mentre voi ci dite, o Renzi ci dice, che dobbiamo dare un segnale tramite le riforme istituzionali e tutto il resto, uno rimane semplicemente a quello che legge nelle ultime lettere dell'Unione Europea, anche quando ci hanno revocato la procedura di infrazione, in cui questi dicevano riformate la prescrizione e l'abbiamo rimandato sine die, questi dicevano fate le leggi anticorruzione e l'abbiamo rimandato sine die. L'Unione Europea ci ha messo sotto schiaffo anche per la responsabilità civile dei giudici. No, è una cosa diversa, non c'era nelle lettere di raccomandazione, Cecchito dica la verità, è una cosa diversa. Io parlo delle lettere, delle lettere di raccomandazione perché canta, e quello è un altro discorso. Allora, è innegabile che questo paese abbia un problema, abbiamo letto un interessante studio di Perotti sulla Voce Info, le decine e decine di miliardi che ci sono arrivati come finanziamenti europei in Italia, che sono stati mangiati da questa classe dirigente. Allora, quando voi in Parlamento interverrete su questo, avrete il diritto di parlare su tutto. Se no, il diritto vi rimane, ma la credibilità non la ha ragione Cecchito. Avrete la credibilità necessaria per parlare su tutto. Tutti abbiamo diritto di parlare su tutto, non è che arriva qualcuno. No, ha ragione Cecchito, ha ragione, chiedo bene. Ha ragione Cecchito, chiedo bene. Volevo dire, avrete la credibilità di parlare su tutto, altrimenti continuerete a parlare di riforme, mentre il paese affonda come sta affondando tranquillamente in queste settimane. Vabbè, ma anche Grillo perde voti, adesso metterla così, posso dirlo dopo sì, brava, dopo la pubblicità. Bella l'autoregolamentazione. Zurlo, volevo chiedere a te, comunque alla fine Renzi riesce a spaccare tutti i partiti, compreso il suo. Però anche gli altri, comunque ha insinuato un cuneo in Forza Italia, dentro al Movimento 5 Stelle. Sì, ha insinuato un cuneo che però c'era già per i fatti suoi, perché la crisi di Forza Italia va ben oltre Renzi. Diciamo che Renzi ha reso più forti le crisi che hanno in simultanea diversi partiti. Parlavamo all'inizio della trasmissione della questione appunto del tradimento o non tradimento rispetto all'elettorato no, da parte del nuovo centrodestra. Io credo che in questo momento, per essere obiettivi, la difficoltà vera, forte, sia rispetto a quello che si aspettava l'elettorato di centrodestra, sia la crisi manifesta e di Forza Italia e del nuovo centrodestra, che rischiano di essere uno sul lato dell'opposizione e uno sul lato del governo, come dire, complementari a quello che fa Renzi. Per cui Renzi fa una cosa e gli altri in qualche modo, la dico così, gli vengono dietro sul lato delle riforme Berlusconi, sul lato del governo il nuovo centrodestra di Alfano e Cecchito, ma l'elettorato non percepisce no, la, come dire, uno scostamento, la consistenza, una diversità, sì, certo. La consistenza, l'apporto originale, il timbro di originalità, chiamatelo come volete, e del nuovo centrodestra di Forza Italia. È chiaro che è una situazione che politicamente è difficile,
per i due partiti, ma non solo per loro, perché appunto la crisi è trasversale a tutti e a tutti, Renzi va avanti e con quella specie di mood, di mantra che si è inventato appunto della velocità, del cronoprogramma, dei cambiatori contro i frenatori e tutto quello che sappiamo, con molta retorica anche inventata appunto, diciamo, portata da Renzi, beh, in questo modo lui cosa fa? Tutto quello che fa viene calamitato da lui e il resto appare appunto come l'orpello, il freno, il barocco, il fregio del passato, chi si oppone a, e tutto questo naturalmente accentua poi la spaccatura dentro i partiti, accentua la crisi e tutto il resto. Naturalmente questo poi in Forza Italia ha avuto conseguenze che poi si impastano con altre questioni. Del resto siamo andati avanti per 15 anni a dire che Forza Italia è un partito di plastica, adesso non è più di plastica, è un partito dove si litiga, dove ci sono i cerchi magici, dove c'è tutto quello che sappiamo. Ci sono altre questioni, è vero che in questo momento Berlusconi, secondo me, pensa soprattutto alla sentenza di venerdì, adesso qui bisogna vedere cosa succede venerdì, ne parlavamo un secondo fa con Gomez su questo punto, io credo che si andrà a una riduzione della pena, questo è il mio punto di vista, e credo anche che Berlusconi però terrà il patto con Renzi, anche perché primo ne è convinto, secondo non ha alternative. Questo naturalmente semplificando molto e a costo naturalmente di essere smentito. Credo che tutte le riunioni, per chiudere il discorso, che Berlusconi sta facendo o minaccia o annuncia di fare con i senatori e con i parlamentari, metteranno magari il silenziatore al dissenso, ma certo, i temi di fondo del dissenso riverranno fuori tali e quali. Però Giulio, ti volevo chiedere questo, essendo tu un esperto economista giudiziaria e insieme a te c'è Peter. Che cosa ti fa dire che ci sarà uno sconto di pena per Berlusconi? Chi ha sentito la requisitoria del pubblico, del procuratore generale, ha sentito che la pena di primo grado era severa ma giusta, che comunque Rubi era sicuramente minorenne e Berlusconi lo sapeva, che c'è stata la telefonata in questura e che c'è stata costrizione. Quindi direi che, insomma, ecco, guarda, partiamo dal tema, ne parlavamo oggi prima. Oggi tra l'altro c'è l'acquisitore di Coppi. Sono abbastanza d'accordo con Azzurro. E come mai siete d'accordo? Cioè, siamo d'accordo perché c'è questo clima di procure di giustizia. C'è questa clima di pacificazione. Fate venire i brividi nella scusa. Schiena. No, beh, c'è il tema dell'ordine che sarebbe stato eseguito dalla polizia. Non si capisce dove sia la costrizione. Sappiamo che la concussione, il reato è stato modificato, quindi se già si passasse alla fattispecie, diciamo così, più soft, più leggera della concussione, si avrebbe un... Dell'induzione, concussione dell'induzione, per induzione. Si avrebbe un abbassamento di pena. E questo è un elemento. Sulla concussione poi c'è un altro elemento ancora, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, ma ricordo che c'è un funzionario di polizia, Giorgio Iafrate, che dice che non ci fu nessuna concussione. È stata superata nella sentenza di primo grado, vediamo se la superano nella sentenza di secondo grado. Quanto ai famosi atti sessuali con Rubi, io la prova ancora non l'ho vista. Dov'è? In un'intercettazione di Rubi. Questo è. Un'intercettazione di Rubi contro tutti i testimoni. Questi sono gli elementi che sono sul tavolo, semplificando al massimo. Vediamo cosa fanno i giudici d'appello. Anche da Gomez, come mai volo. A questo allora, sentore? Il punto è che la legge è stata modificata sulla concussione e questa modifica anche sulla concussione è un'altra delle cose che in diverse sedi europee, ma non nelle raccomandazioni, è stata da più parti criticata. Ma comunque, alla luce, la legge è questa, c'è una legge nuova, se ne deve prendere atto. L'accusa ha sostenuto che ci troviamo di fronte a un episodio di concussione per costrizione. Esatto. In primo grado l'accusa sosteneva il contrario, è stato il tribunale che l'ha sostenuto da questo punto di vista. Io, dal poco che conosco gli atti, non conosco benissimo il processo, ma ho letto la sentenza, io su quella parte non sono convinto che si possa motivare una concussione per costruzione. Io vedo più un'induzione. Le telefonate in questura, perché poi sono state più di una, certo, da parte della Presidenza del Consiglio, certo che hanno avuto un peso, certamente dal mio punto di vista hanno spinto, secondo me, dimostrato alla questura a fare una cosa che anomala, che non avrebbe dovuto fare, ma dal mio punto di vista c'era sempre abbastanza margine perché i funzionari potessero dire no, e se c'era abbastanza margine non c'è più la costrizione ma l'induzione. La telefonata del capo del Presidente del Consiglio. E quanto potrebbe essere lo sconto?
Beh, potrebbe essere uno scontro. Non è che ancora Gomez si possa sostituire. No, è dal mio punto di vista, voglio dire, come cioè, voglio dire. Qui c'è Chicchito trema. Dal mio punto di vista, dal mio punto di, lo sconto è uno sconto grosso da questo punto di vista. È uno sconto di che può essere anche di anche a 4 anni si può scendere, forse anche a meno. Va bene, se la sentenza Gomez sarà così, mi pare che il governo sia salvo, salvissimo. Vabbè, lo sarebbe. Ma no, ma è salvo comunque il governo. Quando si scrive posso oggi dire, è salvo comunque. Ma rimane comunque. Un attimo di tirare le fila. No, volevo dire solo che è vero che poi c'è la sentenza venerdì, ma sappiamo che è l'appello. La Cassazione ci ha fatto sapere ieri tramite una cosa che è filtrata, l'ANSA ha battuto, che non ci sarà la sentenza di Cassazione fino a autunno del 2015. Quindi a questo punto insomma, i servizi Cesano sociali Boscone saranno terminati. Come? Cesano Boscone a quel punto è già archiviato. Cesano Boscone è già archiviato, certo, poi c'è la sommatoria, l'indulto che va a cadere, però insomma sarà un altro mondo probabilmente, per cui insomma, sì, direi che la questione giudiziaria... Posso fare presente sulla questione giudiziaria una cosa telegrafica, che il 18 gennaio Berlusconi è andato al Nazareno e ha siglato un accordo con Renzi dopo una sentenza passata in giudicato che reputiamo ingiusta ragione, e dopo essere decaduto fatto uscire espulso dal Parlamento con i voti di quel partito a casa infatti di rimane infatti l'accordo il dubbio comunque. Non era sull'atteggiamento siamo del Partito sereni, Democratico nel senso, era il senso di responsabilità che Forza Italia ha dimostrato, che Berlusconi ha dimostrato, lo si dimostra su queste cose allora quelli più maliziosi dicono che dentro a Forza Italia ora sta prevalendo il partito Mediaset, cioè il partito dell'azienda e il partito di chi comunque ha bisogno che ci sia un premier amico, anche perché abbiamo visto che più volte i figli di Berlusconi hanno detto, pare, no, nei conciliaboli al loro padre, di non calcare la mano con Renzi. No, con i figli sta prevalendo direttamente il partito di Renzi, con i figli. Esatto, sta prevalendo il partito Mediaset si è saldato con il partito di Renzi, come dice maliziosamente Zurlo. Però volevo chiedere una cosa a Fassina, perché oggi il giornale, non a pagina 15, a pagina 2, ci dice che la Santanchè è pronta a comprare l'unità. E, è nel patto del Nazareno, no? Parigi? non mi risulta, non credo abbia parlato di questo. È tutto nel patto del Nazareno, anche il tempo di domani. Ci abbiamo fatto una battuta, però è una cosa, ovviamente ci sono dei posti di lavoro e quindi... Delle il più De Benedetti e Berlusconi stanno mettendo in piedi una concessionaria per internet insieme, Berlusconi e De Benedetti stanno mettendo insieme una concessionaria per internet insieme, infatti all'Espresso e a Repubblica non sono molto contenti, no, di questo. L'unità è in difficoltà, ci sono i giornalisti che lavorano senza stipendio da diversi mesi, la situazione quindi è molto seria, però credo che per quanto riguarda l'offerta per ora solo mediatica dell'onorevole Santanchè... Cioè non sono ancora arrivate le carte della Santanchè e di Paola Ferrari, ricordiamo. Non risulta che siano arrivate le carte, per quanto mi riguarda la risposta è no, grazie, perché... Chi mette i soldi in un giornale poi legittimamente ne vuole controllare la linea. Credo che l'unità debba rimanere nel solco della sinistra, debba rimanere con i lavoratori e debba quindi avere una proprietà che garantisce una linea editoriale. Non mi pare che la Santanchè legittimamente abbia la posizione compatibile con quella che deve essere la proposta per il giornale. Dobbiamo invece come Partito Democratico dare il nostro contributo affinché si trovi una soluzione che consenta ai giornalisti di tornare a prendere lo stipendio e all'unità di avere un futuro, perché ne abbiamo bisogno come centrosinistra. Dopodiché non so se nei minuti che rimangono avremo modo di parlarne, però vorrei tornare al punto che lei poneva all'inizio, cioè le questioni economiche, perché siamo davvero in una straordinaria difficoltà. Francamente non mi appassiona tanto, ma in particolare in questa fase insistere sulle vicende giudiziarie di Berlusconi. Credo che sia un capitolo che faccia parte del passato, con tutto il rispetto per chi è direttamente coinvolto. Mi piacerebbe di più parlare dei 1000 lavoratori dell'Alitalia in esubero da qualche giorno, della vicenda Ilva, dei piccoli imprenditori che ancora continuano a suicidarsi. Sono queste le questioni di fondo sul quale sono d'accordo con chi lo diceva prima. Si misurerà il consenso sul governo e purtroppo siamo in un quadro
che, data anche la discussione in Europa, è un quadro che rimane straordinariamente preoccupante, perché quell'inversione di rotta che è necessaria, a mio avviso, in Europa non avviene. Ora vedremo Juncker in che cosa sostanzierà. Beh, abbiamo visto queste prime indicazioni, no? Questi 300 miliardi, crescita e lavoro. Ma noi abbiamo un'emergenza, sono sette anni di crisi, solo in Italia 1 milione di disoccupati in più, non abbiamo 3 anni di tempo, abbiamo bisogno di risposte rapide, non possiamo permetterci un'altra finanziaria che continua a colpire l'economia reale. Abbiamo bisogno di dare ossigeno all'economia, alle imprese e al lavoro in tempi rapidi. Ecco, su questo io credo che l'agenda della politica debba concentrarsi, perché le riforme costituzionali, la legge elettorale sono fondamentali e vanno fatte. Tuttavia abbiamo un'emergenza sociale che non possiamo mettere a margine o considerare complementare rispetto alle riforme. Dobbiamo concentrarci su questo e credo che lo sforzo di tutti, a cominciare dal governo e della maggioranza che lo sostiene, debba essere su questo. E Cecchitto vuole dire una cosa anche sulla Sant'Anche dell'Unità, ho visto prima. No, non tanto questo, voglio dire, i paradossi della storia sono enormi. Può anche darsi che passiamo dal giornale che portava come riferimento Gramsci al giornale che porti come riferimento la Sant'Anche. Voglio dire, non mi sorprenderei di nulla, ma detto questo e detto anche che io mi auguro di non aver guai giudiziari, se li avessi mi prenderei come avvocato Zurlo, che si è rivelato bravissimo, però voglio dire, io personalmente reputo che non ci stanno gli estremi per colpire Berlusconi né in termini di concussione e neanche, consentitemi, per quello che riguarda la vicenda della prostituzione, perché la prova provata che ci sia stato un atto sessuale tra Berlusconi e la minorenne Rubbi non c'è, e non c'è neanche in quello che ha detto il procuratore generale, perché fino a prova contraria, se una persona sta a casa mia per 3 giorni non è detto che compiamo atti sessuali. Detto questo per dire la mia valutazione, che quindi scindo totalmente le vicende giudiziarie dal dissenso. Io mantengo il dissenso politico da Berlusconi e lo difendo dal punto di vista giudiziario. Dico anche che secondo me questa metodologia che veniva rivendicata da Parisi poco fa, non ho capito perché è stata interrotta quando c'è stata un'altra sentenza, quella Mediaset, che ha portato Berlusconi a interrompere la collaborazione di governo sul governo Letta. A nostro avviso bisognava mantenere quella distinzione che adesso veniva giustamente rivendicata anche allora, perché se avessimo seguito questo percorso avremmo avuto limpidamente un governo delle larghe intese sia con Letta sia con Renzi, e secondo me in quel caso Renzi non avrebbe potuto utilizzare la divisione che si è verificata all'interno del centrodestra nei termini della utilizzazione della governabilità, della domanda di governabilità che c'è stata nel Paese. Detto questo, però, è evidente che i nodi sono quelli che diceva poco fa Fassina. Io credo, non è materia di questo tipo di trasmissioni, però, che una riflessione, insomma, sul fatto che si sono accumulate una serie di vicende che vanno oltre le divisioni politiche. Globalizzazione, che poi al fondo ha ucciso i sindacati nell'Occidente. Finanziarizzazione, che ha ucciso anche la esplosione imprenditoriale del taccerismo e così via. E poi questa politica europea. E poi una innovazione tecnologica che non è più come quella del passato, che andava in parallelo con l'occupazione, ma che uccide l'occupazione, sono dei dati strutturali ai quali gli Stati Uniti e il Giappone hanno risposto iniettando liquidità nel sistema, e ai quali l'Europa, sia l'Europa del Partito Popolare Europeo, sia l'Europa del Partito Socialista finora, ha risposto con il rigorismo più assoluto. Ecco. Questa è una materia, secondo me, che va al di là delle differenze tradizionali centrodestra-centrosinistra e che comunque implicherebbe
che all'interno del Partito Socialista Europeo, e ancor di più lo dico a casa mia, per quello che riguarda il Partito Popolare Europeo, sia il nuovo centrodestra sia anche Forza Italia su questo nodo aprissero una vertenza con un Partito Popolare Europeo a trazione tedesca, perché siamo tutti bloccati da una sorta, diciamo così, di provincialismo, per cui se ci accettano a livello europeo e veniamo trattati a livello europeo, l'abbiamo vinta. Questo è un dato sul quale una riflessione nel centrodestra va fatta da parte di chi non insegue la Lega Nord sul terreno dell'anti-euro e così sul via. Sul tema dell'Europa, ovviamente voglio ricordare anche quello che ha detto ieri il governatore Draghi, della Banca Centrale Europea, Draghi, no? Che dice le riforme sono più importanti della flessibilità, la flessibilità nei trattati c'è già. Certo, poi ovviamente quando Juncker dice che ci sono 300 miliardi, evidentemente vorrei capire oggi che dice Juncker precisamente, e se questo è quello che dice poi sarà abbastanza perché il Partito Socialista Democratico Europeo effettivamente lo voterà. Trovo molto interessante questa riflessione che il Presidente Cicchito ha fatto anche qualche giorno fa nella Commissione Europea, sta dicendo che quindi nella Commissione Esteri che i partiti conservatori italiani devono rivedere le loro posizioni sulla flessibilità. Insomma, diciamo, l'ho tradotta per immagini, ma insomma questo mi sembra una cosa interessante che, ahimè, dal mio punto di vista significa che le larghe intese sono una roba che l'intesa tra il centrodestra e il centrosinistra, anzi la sinistra, il PD, sono una roba che starà camminando molto. Voglio dire due cose per fatto quasi personale, ma in realtà legandomi a quello che diceva Fassina. Sulla questione dell'unità, naturalmente i migliori auguri all'unità, poi anche Europa che ha, deadline al 30 settembre. Lo dico da un giornale perennemente in crisi che è Il Manifesto, che sta facendo una faticosa, ma per il momento funziona, non si dice perché sennò strada per uscire fuori dalla crisi. Però voglio ricordare, proprio a proposito del... Io non condividevo l'aggettivo eversore, eversivo per i grillini, però non mi piace che chi per il proprio elettorato e chi per il proprio elettorato liscia il pelo. Allora, quando per esempio Grillo ha chiesto la chiusura dell'unità applaudendo così, allora secondo me non c'è niente di eversivo, è una fesseria molto incivile e questa roba va detta, va ricordata, perché anche i processi ai giornalisti, tutte queste cose qui, che non sono eversive secondo me, sono delle fesserie che però vanno sempre segnalato. E per questa ragione... Io credo che le culture, diciamo, di civiltà vanno sempre tenute nel giusto peso, anche se l'eversione è un concetto molto complicato. Noi a sinistra lo conosciamo perché purtroppo lo abbiamo criticato per tanto tempo nella destra, quindi non userei questo. Poi c'è Gramsci che parla dell'eversione delle classi dirigenti, quindi insomma... Diciamo, è una roba che terrei buona in altro campo, però le critiche sì e forti. Allora, noi abbiamo terminato per questa mattina. Volevo solo chiedere in chiusura a Fassina questo suo libro, Lavoro e Libertà. Appunto, durante una pausa pubblicitaria, Daniela Prezzo diceva sarà il nome del nuovo partito con Sella, insomma, nel caso voi... Con Selle e Civati voleste uscire dal PD? No, noi non vogliamo uscire dal PD, noi vogliamo portare, ma non credo, noi vogliamo portare il PD a riappropriarsi di una cultura politica autonoma, di un pensiero critico, di rimettere al centro il lavoro come fattore fondamentale di dignità della persona, di civiltà democratica, e questo libretto Lavoro e Libertà vuole essere un contributo a un dibattito di cui abbiamo assolutamente bisogno. Va bene, grazie a tutti per averci seguito, grazie ovviamente anche ai nostri ospiti di Milano, io vi lascio a Paola Mascioli con Coffee Break e noi ci vediamo, se volete, domani mattina con Omnibus. Grazie, buona giornata.